mucca, la merda di mucca. L'ho schivata all'ultimo, Guarda qua. Questa è proprio una zona da sesso, droga e pastorizia. No, questa è una zona dove posso fare la pipì. Sei? Sì. Andiamo. Finalmente ci inerpichiamo sulle montagne. Oh, guarda le mucche. L'unico e solo ambiente naturale di questa moto. Questa moto è stata creata sulle montagne austriache. Orco cane, occhio lì, sassi. Perché Luna, la sede di KTM in quale città risiede? Luna Colombo e la cultura. Vienna? Sì, Vienna, ma la va. Vienna. Martin Göfen. Martin Göfen? Sì, Martin ingolfato. Ah, Martin Garrix. Sì, Martin Garrix. Animals 130 si vola. Che poi le producono in Cina ormai, o in India, dov'è che le producono? Ma a parte che è una diceria. Ah, una diceria. No, beh, alcune veramente le fanno in India. Partiamo bene con la strada larga. Partiamo ancora meglio con me che mi sono dimenticato di allacciare lo zaino davanti. Bene. Oh, guarda come bel panorama che si apre. Finalmente il cielo azzurro senza lo smog, gli alberi nel campo di fieno, tutto bello secco. E poi continua a piovere, come fa a essere giallo il campo? Vabbè. Vedi, bisogna vivere in montagna. E se la slalomeggia e ci andremo l'anno prossimo probabilmente, se tutto va bene. Senza smog. Sì, ma là, mamma mia, già mi all'ansia. E diciamo che l'asfalto non è che parte proprio benissimo, eh. Cos'è qua? Porca miseria. Un cratere. Allora, prime impressioni negative. Sì, negative. Strada molto stretta, asfalto molto rovinato, buche, avvallamenti, bombardamenti. Quando l'ho cercato su Maps c'era scritto strada ad elevata frequenza ciclistica. Ah, wow. Nel senso che fai la curva e ti trovi il ciclista in mezzo, giusto. Allora, la prima impressione, sai che flash mi è venuto nella mente? Quel colle dell'anno scorso in Francia, il Col della Madeleine, che era la strada infinita ed era un po' in mezzo così alle bricche e l'asfalto più o meno c'eravamo. L'asfalto era così, no? Mica era tanto meglio, soprattutto all'inizio, poi andando in su è migliorato. Sì, quello è vero. Non so, sono più contento di andare dove so che quello davanti in macchina va nel fosso pur di farmi strada, perché c'è quella mentalità lì più bella, ecco. Sì, ma anche l'anno scorso siamo arrivati, che erano forse le 8:30 in albergo, e siamo andati a mangiare alle 9. Comunque ci hanno fatto da mangiare. Sì, sì, senza problemi. Anzi, era pieno il ristorante. Somiglia un po' al mortirolo sto robo. Sì, beh, oddio, al mortirolo ci sono delle buche in terra che qua per fortuna non ci sono. No, beh, ok, però come, boh, come strada mi ricorda quello. Sì, il lato bresciano ci assomigliava un po'. C'è anche come location, capito? Però che zone molto tranquille. Cioè, abbiamo incrociato 2 macchine e 5 persone in bici fino adesso. Vero è che è 1:45, quindi magari è ora di cena. In cena? Quindi magari è ora di pranzo, però vabbè, so, comunque. Porca la merda di mucca. L'ho schivata all'ultimo, Guarda qua. Questa è proprio una zona da sesso, droga e pastorizia. No, questa è una zona dove posso fare la pipì. Occhio che c'è un po' di brecciolino sul tornante, Ma dove sei finita? Sto facendo un tornante. Tension. Tension, please.
bella slalomeggiante, La stretta anche. Lo so, però mi divertono le strade così. Se l'asfalto non è male, sono divertenti. Poi qua, non essendoci la linea di metà, non ci possono scrivere: addio, avete sconfinato nell'altra corsia! Belle queste montagne, però. Sì, rocciose. Attenzione che c'è tutti i sassi nel tornante. Qua ce ne sono tanti, fallo piano in prima, perché c'è giù proprio lo sporco. Porca miseria, guarda qua che crateri. Oddio, cosa facciamo, amore? No, aspetta, perché c'è una macchina dall'altra parte. Noi ci passiamo. Noi passiamo, andiamo oltre, ringraziamo. Perché ci dobbiamo far prendere dal panico per niente? No, cosa facciamo? Passati, ci abbiamo le moto. Sì. Ma Luna Colombo? Ma che problemi hai oggi di lentezza? Perché? Non so, ti vedo attardata. Ma sono qua, bisogna mantenere la distanza di sicurezza. Flashback. Porca... amore, devo fare? Non è che posso mettere la freccia, È spenta la moto. Cioè, boh, mi dici, fermati. Stavo venendo addosso. Amore, l'ho visto all'ultimo. È una situazione di emergenza, Non mi stare in culo. Ok, me lo dici. Ok, stai lontana. Ho la moto spenta che non va più. E mi devo anche sentire gli insulti. End of flashback. Hai imparato quindi che non mi devi stare in culo. Stavo vedendo il paesaggio. Ok, ci sta. Bello però. Assomiglia un po' alla Bonette. Occhio, tutto sporco in terra. Bello, molto bello però. Vorrei che c'è lo blu anche che c'è. Sì. Blu, bluissimo, per fare una citazione. occhio qua che ci sono proprio i ciotoli in mezzo alla strada, Rimani di lato. Brava. Allora, paesaggio carino. Strada rivedibile, più che altro molto molto sporca. Cioè all'inizio era molto molto rovinata. Adesso salendo l'asfalto è un po' meglio, salvo giù là che c'erano due bombardamenti. Però è veramente tanto sporca, piena di ciotoli, di sabbia. Qua non, qua aiuto. Luna, vuoi dire qualcosa? Non ti ho sentita. Ho paura perché non c'è il parapetto e c'è il burrone. Stai in mezzo e vai giù nel burrone. Beh, qua c'è il filo però. A me. Qua c'è il filo e probabilmente per ragioni di sicurezza il filo ha il suo perché. Poi se c'hai i denti sporchi lo puoi prendere e te lo passi. Ormai non risponde più neanche alle mie battute stupide, proprio... Sta in silenzio, dice vabbè, facciamo finta di non averla sentita. No, però come paesaggio è bello, Molto bello, sì. Man mano che sali è sempre più bello. Ah, guarda lì la strada sterrata, che roba. È la strada che c'era il cartello prima con scritto divieto di accesso. Sarà sterrata per... Particolare però, guarda come a zigzag proprio. Sarà la strada vecchia, la mulattiera, la pista da cross. No, non è vero, è senso unico, ma si può andare. Ah, si può andare, wow. Il problema è che essendo senso unico mi viene da chiedermi una volta che sei giù come torni su. No, ma sbuca fuori sotto, dove siamo passati noi. Non ci avevo fatto caso allora. Quindi era divieto d'accesso perché eri in contromano. Sì. Ecco. Guarda, c'è una sedia gigante. Wow. Ma si può fare la foto? Diciamo che però è proprio del ristorante, mi sa. Guarda i cavalli. Ma sono mucche. No, era un cavallo. È una mucca. Beh, dai, oddio. Riuscirò a distinguere un cavallo da una mucca? Non è che ti ho detto guarda un licaone. Un cavallo. Un licaone? Un licaone di campagna. Guarda qua che figata. Sì. Però guarda anche giù perché è pieno di buche. Bestia. Oh, guarda tante buche. Però cacchio, bello. Sì. Non gli avrei dato 2 euro a guardare un po' da Street View com'era. E invece vedi, a volte ti fai trarre in inganno dall'apparenza. E dico, la vita ti sorprende. E la vita ti sorprende, sì. Orco cane, c'è il tornante, mica l'avevo visto.
anche io all'ultimo l'ho visto. Stavo andando proprio a farfalle. Ecco, lì potevo fare la pipì. Dietro col masso là. Guarda, c'è anche la piazzola. Pans, avevo raddrizzato la targa per rimanere nei limiti, ma ho visto che, vedete quel solco? È la gomma. Quindi l'ho ripiegata un po' in modo tale che almeno non me la porti via qualche buca. Quella di Luna è un po' più dritta, però lei pesa di meno, quindi non c'è il problema.